Buongiorno a tutti, ci troviamo a Pietraforte, in una località, diciamo nel comune di Pozzaglia Sabino, un piccolo borghetto, un piccolo paesino molto rustico e caratteristico, diciamo a 2 passi dal lago del Turano, ma nello stesso tempo comunque anche a 2 passi dall'uscita Carsoli, quindi anche facilmente raggiungibile con Roma. Troviamo, ecco, presentiamo questo casale, oppure diciamo struttura in, diciamo così, casale ristrutturato di circa da poco tempo, diciamo. Disposto su un bel terreno di circa, secondo me, un paio di mila metri, con un bel muretto di cinta che lo vedete qui davanti a noi, con tutte le utenze ovviamente allacciate perché passa completamente su strada, una strada principale che poi, come ripeto, da questo lato collega Carsoli e da quel lato poi collega, diciamo, la parte andando verso Pozzaglio Orvinio. Entriamo all'interno della proprietà per capire meglio di che cosa stiamo parlando. L'ingresso indipendente è da questa parte, quindi da qui comincia tutta la parte di giardino o terreno, se così vogliamo chiamarlo, terrazzato. Eccolo qui con questo bel muretto di cemento armato che poi, diciamo, ecco, gira tutto e diciamo fa un sostegno che poi dalla parte sovrastante è tutta roccia, però insomma, cioè, dà un sostegno, diciamo, a questa parte sottostante che crea, diciamo, questo viale. Lo vedete? Ovviamente qui i proprietari non ci vengono più da un po' di tempo, quindi è chiaro, la cosa importante è da rivivere questo immobile in buonissime condizioni interne, direi, da rivivere soprattutto l'esterno, che lo vedete, insomma, è stato un po' trascurato. Dalla parte, da questa parte, insomma, si vede questa anche bellissima visuale su tutti i monti, diciamo, turanensi. E da questo lato, come vedete, insomma, c'è tutto il viale che poi si accede direttamente con la macchina. Dalla parte sovrastante c'è anche un'altra parte di terreno che adesso poi, uscendo dalla parte, ecco, dal secondo piano dove sono le camere da letto, vi presenterò. Allora, questo è il villino in oggetto di vendita. Si presenta in buonissimo stato interno, come vi ripeto, con questo bel portoncino in legno, gli infissi in legno, un immobile molto rustico, lo vedete già ovviamente dalle immagini, con credo un semicotto a terra, con tutte queste belle rifiniture, diciamo che poi danno la faccia anche da questo lato, sempre sulla vallata, e da questo posizione sottostante a questa bella zona giorno, molto vivibile, divisa in angolo cottura con camino e saloncino. Qui c'è un bel camino, ovviamente anch'esso fatto a sassi, molto caratteristico, queste pennelle in legno che poi, ecco, delimitano il solaio sovrastante, e questa è poi tutta la zona giorno, come vi ripeto, oggetto di vendita. Poi, diciamo, questa è una cucina, una penisola molto carina che completa il piano terra. Da questo lato c'è, cioè, questa scala, la vedete in legno, rivestite in legno ovviamente, e questa poi è la visione, diciamo, dal piano sovrastante della struttura. C'è anche, uscendo all'esterno, dopo ve la farò vedere, da questo lato una botola che va sul piano sovrastante, quindi tirando giù questa botola scende giù una scala che poi si accede, diciamo, al piano sovrastante dove c'è una piccola mansardina. Però questo poi è il lato abitativo dove sono le camere da letto. Qui c'è la prima, con i travetti in legno, la seconda, eccola qui, e il bagno. Come vedete, comunque in perfette condizioni, quindi immobile abitabile già da subito. È chiaro che è da rivivere, però insomma ci sono veramente ottime potenzialità. Usciamo all'esterno, qui c'è una porta finestra, ovviamente magari sarà da ricavare due o tre scalini per far sì di facilitare la situazione. Questa è tutta la parte terrazzata da dove noi siamo entrati, dalla strada, e questo è poi tutto il giardino che gira intorno alla proprietà, sale dalla parte sovrastante. Qui ovviamente c'è una parte boschiva, qui c'è un albero di fico, però qui c'è tutta una parte boschiva con questo casaletto che, punto interrogativo se fosse catastato, però comunque secondo me potrebbe essere ricavata anche una sorta di cubatura in più, magari anche deposito o ricovero attrezzi. Chiaro è che questo ovviamente approfonditelo tramite i vostri tecnici. Da questo lato, vi dicevo, c'era la mansarda che dal piano interno noi non abbiamo visto perché ovviamente c'era la scala che portava di sopra, però c'è anche, volendo, un accesso esterno direttamente dalla mansarda. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.